Cari e cari appassionati di Visual Food, eccoci pronti per un nuovo tutorial. Vediamo oggi uno dei simboli classici di Halloween, gli occhi sanguinolenti. Quello che mi serve sono dei lici, sono questi frutti qui che avrebbero una buccia rossa coriacea che poi si toglie. Li trovate tra lo scatolame nei negozi di prodotti etnici cinesi e orientali in generale. E poi ci serve dell'uva nera, dell'uva bianca e uno sciroppo che sia di fragola o di lampone o di amarena o anche un po' del succo che si... Del liquido, dello sciroppo che si forma nella marmellata anche di amarene, questo per creare le striature di colore, quelle che formano, che sembrano poi il sangue. Ok, e poi come attrezzatura solo un coltellino, quindi niente di particolare. Cominciamo. Allora, per realizzare questi macabri occhi prendiamo il lici, che è già pelato, è in scatola, è già pronto da utilizzare. Poi prendiamo un chicco d'uva bianca e un chicco d'uva nera. Come attrezzi ci serve l'incisore. Taglio una fettina alla base del lici. Qui dentro metto un chicco d'uva bianca, piccolo quindi. In alternativa taglio una fettina da sotto, ecco, lo appoggio sopra in modo che sporga un pochino, vedete? E con un incisore taglio un tondino qui. Praticamente questa parte qui. Qui andrò a sostituire con un tondino che ricavo invece in un chicco d'uva nera. Quindi cerco di farlo possibilmente delle stesse dimensioni. Ok. Non è bellissimo. Adesso con uno stuzzicadenti oppure con un cucchiaino versiamo un po' dello sciroppo di amarena qui. Vedete che già, essendo il lici già di suo ha delle striature, si distribuisce in modo lo sciroppo si distribuisce da solo in modo che sembra proprio un occhio insanguinato. Mettiamo in un contenitore come questo, ne prepariamo tanti e poi possiamo servire in tavola. Ok, anche questo tutorial è terminato, abbiamo realizzato allora gli occhi sanguinolenti di frutta. A me non resta che dirvi buon Halloween e buon Visual Food. Al prossimo tutorial. Ciao ciao!